Sì, oggi doppio video. Allora, già che parliamo di diluenti, sto video lo stavo già facendo ieri sera, poi è arrivata una persona e ho dovuto interrompere. Allora, vediamo anche un secondo, visto che stavamo parlando già dei diluenti, come mantenere i pennelli, cioè riutilizzare i pennelli più giorni e stessa cosa anche le tazze graduate, che sono quelle che trovate sul sito. Questo vale sia per la piccola che per la grande. Noi non è che ogni giorno buttiamo i pennelli. Parliamo di PVC, neoprene, non cambia niente. I pennelli li utilizziamo per una settimana, 5 giorni. Sapete quando vado a buttarlo? Quando la sera me ne vado, che magari sono anche un po' cotto, e lo lascio così, la mattina dopo purtroppo. Quindi i pennelli in genere li utilizziamo anche per una settimana, 5 giorni, sia per PVC che per neoprene. Cosa facciamo cosa utilizziamo per il mantenimento dei pennelli, per averli sempre perfetti? Allora, la sera. E questo vale per il PVC, per neoprene, è uguale, adesso ho quella del neoprene, ma sotto mano. Alla sera, quando finiamo di lavorare, vado, andiamo a svuotare bene, bene, bene la tazza col pennello, vado a svuotarla bene nella spazzatura, scolo bene anche il pennello, svuoto il più possibile, ok? Deve rimanere quasi pulita. Allora, se e lascio la tazza lì. Se lavoro con la colla per neoprene, vado a riempire un'altra tazza, o anche una mezza bottiglia, insomma, quello che avete, con il diluente per neoprene, per la sua colla, diluente se la ha in toluene. Vado a riempire una tazza e li lascio a bagno. Ecco, questo pennello, che è costosissimo, è grosso, guardate com'è grosso, ce l'ho da una settimana, 10 giorni. Mi scoccia perché costano anche tantissimo. Quindi, per la colla, se sto lavorando con il neoprene, lascio bagno nel neoprene. Il giorno dopo, la mattina dopo, arrivo, gli do una bella pulita così e questo è pronto all'uso di nuovo, bello, guardate. Se invece, ah, ecco, e per la tazza, al mattino arrivo, mi trovo questa situazione. Per PVC o per neoprene fa la stessa cosa. La colla si è seccata. Vado semplicemente a strappare il film che ha creato, ecco qua. Guardate, vedete? La tazza è tornata perfetta, pulita. Poi se vogliamo pulirla ancora di più, insomma. Per PVC invece andiamo a immergere, a fare la stessa cosa, identica. Ecco, questo è un pennello che ho usato stamattina per il PVC. Lo andiamo a mettere nel Mac. Ok? Vado a riempire una mezza bottiglia, una tazza, qualcosa con il Mac e metto a bagno i pennelli. La mattina successiva o il pomeriggio, la sera, quando è, gli do una bella sciacquata e il pennello è perfetto. Quindi il toluene, diciamo il diluente della colla non va bene per il PVC, fa una reazione strana, gruma la colla, buttate il pennello. Quindi se, toluene con neoprene, Mac con PVC. È andata avanti nei giorni di utilizzare tranquillamente le tazze e i pennelli. Eccoci. Questo video lo stavo già facendo ieri sera perché stavo parlando con una ragazza, mi aveva chiesto. E niente, oggi doppio video. Ciao a tutti, ragazzi.